Ciao ragazzi, benvenuti in un episodio di Cucina col Pazzo, in Cucina con Giulia. Oggi facciamo i muffin, speck e zucchine. E ha detto muffin. Scusate, muffin. Gli ingredienti per i nostri muffin sono 3 uova, 50 g di scamorza, 100 ml di latte, 100 ml di olio di semi, zucchine, 100 g di speck, 200 g di farina, sale, pepe e una bustina di lievito per salati. Ecco, ora per prima cosa taglieremo lo speck e le zucchine. Ora Giulio fa vedere come taglierà lo speck. Semplicemente a striscioline. I zucchini li facciamo invece a cubettini piccolini e dopo li uniremo insieme al nostro speck. Fiamme nel cielo! Ora tagliamo anche la scamorza a cubetti, perché la vita è come un cubetto. Quando ce l'hai non lo vuoi e quando lo vuoi ti manca, perché la vita è così. Tu fai muffin e la gente si arrabbia perché dovresti dire muffin, ma chi se ne frega? Te lo dico così perché io dico muffin, sto al paesello e dico così. No. Quando abbiamo tagliato il nostro formaggio, lo uniamo alle zucchine e lo speck. Allora, ora andiamo con le nostre uova. Qui avremo bisogno della frusta elettrica. Saliamo e pepiamo il nostro uovo. Bella Giulia. Andiamo a iniziare a frullare unendo il nostro olio. Mettiamo il nostro olio, lo cuciniamo. Poi sciogliamo il lievito nel latte. E gira solo la ciotola. Unire bene il contorno. E ora possiamo aggiungere il nostro latte e il lievito. Andiamo a aggiungere un'altra farina. Andiamo bene. Poi quando avremo amalgamato bene i nostri la composta, andremo ad aggiungere la scamorza, le zucchine e lo speck. Adesso mettiamo lo speck, la scamorza e le zucchine dentro il composto. Adesso abbiamo imburrato e infarinato la nostra teglia per muffin e andiamo a riempire ogni pirottino per 2/3. E ora mettiamo in forno i nostri muffin. La musica e la teglia scompare, la musica e la teglia scompare. Mi sa che ci siamo scordati qualcosa. Sì, Giulia, quanto c'è da starci nel forno i nostri muffin? Il muffin. Oh Giulia, quanto c'è da cuocere in forno? Lo dico io perché ha vergogna 25 minuti a 180 gradi. A voi i nostri muffin, speck e zucchine. A me sono contenta.